Ciao a tutti e benvenuti. Il mio nome è Sam Jurassic, ma tutti mi chiamano il professore dei dinosauri e sono qui per insegnarvi tutto quello che c'è da sapere sui nostri amici Jurassic. Come il T-Rex o il Pacifico Triceratopo o ancora il temibile Velociraptor. Come vedete, sono tutti qui, sulla nostra isola preistorica, pronti a farsi conoscere da ognuno di voi. Ma prima iniziamo da questo. Questo è ciò che si definisce fossile, ovvero l'unica traccia rimasta della vita dei dinosauri sulla Terra. E come potete vedere, qui ne ho altri, che vi mostrerò meglio nei prossimi episodi. Tutto ciò viene studiato principalmente dai paleontologi. Ma che cos'è la paleontologia? Il termine significa studio dell'antico, infatti è la scienza che studia gli esseri viventi antichi. Esistono molti tipi di fossili, anche di organismi che ancora oggi abitano la Terra insieme a noi. Ed è grazie a questi reperti che sappiamo che i dinosauri vivevano sul nostro pianeta. Alcuni di questi fossili viventi sono ad esempio il limulo, discendente dei trilobiti, il Nautilus e il Coelacanto. Ma prima di parlarne, chiediamoci, cos'è un fossile? Beh, è normale che quando pensiamo alla parola fossile ci viene subito in mente lo scheletro del nostro dinosauro preferito, che abbiamo visto in un museo o in TV, ma non è solo quello. In realtà, un fossile è una qualsiasi traccia rimasta della vita del passato, come appunto corpi, orme, nidi e escrementi, ma anche foglie, fiori e tronchi di antiche piante ormai estinte. E anche il carbone e il petrolio, che si creano dopo un processo speciale, sono definiti fossili. Professore, ma come nasce un fossile? Beh, prima di spiegarlo c'è da chiarire che la fossilizzazione non è un processo facile e veloce, bensì avviene solo in determinate ed eccezionali condizioni e impiega molto. Fermi, fermi! Prima di continuare, facciamo un gioco. Siete pronti? Allora, indovinate dall'ombra che dinosauro è. Riguardate il video fino alla fine per scoprire se avete indovinato. Ora possiamo continuare. Ma non c'è un solo modo per creare fossili, perché se ne esistono un numero di tipi, significa che esistono altrettanti processi di creazione. Un esempio che sicuramente conoscerete è la mummificazione. Quella avvenuta nei nostri amici dinosauri riguarda una loro speciale sepoltura. Prendiamo come esempio un pesce vissuto all'era dei dinosauri. Il pesce nuota tranquillo nel mare, finché, per un qualsiasi motivo, ahimè, muore. Subito dopo, il corpo del pesce cade sul fondo del mare. Lì viene piano piano sotterrato da sabbia o fango e, con il passare di anni e secoli, continuano a formarsi sempre più strati, mentre del pesce rimangono le parti più dure, come denti e ossa. I strati iniziano a diventare dura roccia e salgono verso la superficie grazie a piccoli terremoti. E dopo anni e anni e anni e anni viene trovato dai paleontologi, studiato, classificato ed infine esposto nei musei.
dove ognuno di noi avrà la possibilità di ammirarlo, insieme a molti altri pesci, conchiglie e ovviamente ciò che un tempo erano terribili dinosauri. Wow! Questo che vi mostro ad esempio è un dente di pesce preistorico. Mentre questo è un riccio di mare fossilizzato. Vi piacciono? Ma tutto ciò è solo l'inizio del nostro viaggio, dove andremo alla scoperta delle caratteristiche di tanti tanti dinosauri. Ma anche di tanti tanti animali, con me, la dottoressa degli animali. Allora preparatevi, perché già nel prossimo video ci immergeremo in ciò che era la vita di un T-Rex della preistoria. Ciao a tutti e alla prossima! Allora, avete capito che dinosauro era? La risposta giusta al gioco era il triceratopo. Complimenti a tutti e alla prossima!